ascoltatori di Radio Smeraldo. Oggi sono qui non per condurre il nostro quattro chiacchiere con, bensì Gossip Star. Noi qui argomenteremo di personaggi televisivi e faremo del gossip curiosando tra i vari VIP che ospiteremo, conoscendoli meglio e, perché no, facendo anche un pochino gli affari loro. Quindi benvenuti a tutti in questo nuovo programma e siamo felici di iniziare al meglio inaugurando la nostra puntata con Gianmarco Onestini, nonché il fratello di Luca Onestini, che attualmente si trova nella casa del grande fratello VIP, e coglieremo l'occasione per domandare un po' della sua esperienza e conoscere meglio Gianmarco. Ciao! Ciao a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio. Come va Gianmarco? Tutto bene, sì. Voi come state? Benissimo, ci fa molto piacere. Innanzitutto raccontaci un po' qualche novità in ambito lavorativo, novità, se c'è qualcosa che va bene nella tua vita, dici tu. Allora, io adesso sono al terzo anno di giurisprudenza, qui alla facoltà di Bologna, e d'estate lavoro come bagnino di salvataggio, ma adesso invece mi sto dedicando pienamente agli studi, sto seguendo sempre mio fratello all'interno della casa e proprio in quest'ultimo periodo, insomma, c'è stato un po' di maretta tra me e Soleil, che è l'attuale fidanzata poi di Luca. Lo sappiamo. E appunto volevamo chiederti che rapporto hai con Soleil. Allora, all'inizio era un rapporto proprio in tranquillità, cioè siamo anche usciti insieme, cioè proprio un rapporto così d'amici, perché alla fine di mio fratello ci siamo sempre comunque trovati. Poi è successo che lei le ha mancato di rispetto, in questo caso uscendo anche con Marco, che era poi l'altro tronista durante il periodo invernale, e tutta questa cosa poi dopo diciamo che è andata scemando con altri fatti che dopo sono successi, che se vuoi ti posso elencare anche adesso in maniera più specifica. Come preferisci? Sì, guarda, allora ti dico, la cosa che non mi è piaciuta e che di sicuro non sarebbe piaciuta neanche a mio fratello, perché non è stata rispettosa nei suoi confronti, è stato il fatto che lei comunque sia salita su in macchina con Marco, successivamente si siano trovati insieme anche a eventi e siano andati poi anche il giorno seguente ad un concerto sempre insieme. Tutte queste cose non sono state rispettose nei suoi confronti, prima di tutto perché Luca non lo sapeva e secondo perché comunque c'è sempre stato un forte attrito tra Luca e Marco, perché Marco è sempre stato un grande provocatore, che durante il trono ha sempre cercato di provocarlo. In più Soleil per un mese aveva corteggiato entrambi i tronisti, aveva corteggiato sia mio fratello che anche questo Marco. Quindi è completamente fuori luogo il fatto che lei adesso sia sì, si giustamente sia hai notato questa mancanza di rispetto e cioè uno che se ne accorge subito cambia opinione su una persona, ti diamo ragione. Sì, anche perché ti dico, adesso Luca essendo dentro la casa aveva bisogno proprio di una persona che lo sostenesse, no? Aveva bisogno che anche lei gli fosse più vicina. Assolutamente, assolutamente. Anche perché comunque, come potete vedere anche voi, non mette mai una story per lui, non pubblica mai delle foto con lui, cioè non lo sostiene mai, e questa è una cosa comunque brutta. Certo, comunque se le persone che ti sono vicine non si sostengono, chi lo deve fare se è in prima persona? Esatto. Il tuo ragionamento concordo pienamente. Senti, come pensa stia andando l'esperienza di Luca al Grande Fratello? Io credo che stia andando molto bene, adesso la gente lo sta continuando a conoscere, e, insomma, diciamo che anche tante persone si sono ricredute perché era venuto fuori in un certo modo magari a uomini e donne, invece adesso tantissime persone si sono ricredute perché lui è riuscito finalmente a uscire per la persona che è, ovvero una persona comunque pulita, colta, sincero, brava, sincero, brava. Molto sincero, perché io lo sto seguendo e esatto. Sto notando che è una persona molto sincera, che non parla alle spalle, leale, dice tutto, sì. tutto quello che pensa senza pensarci due volte. Tu esatto, lo conosci meglio di me, ovviamente. Esatto. Però cerca sempre di risolvere anche qualsiasi cosa che venga, ci sia magari anche qualcosa da dire con un altro concorrente, cerca subito di risolverla subito, e questa è una cosa molto bella proprio perché
mette in evidenza la sua realtà. Ecco, sei arrivato proprio al dunque, a quello che volevo dire. Qual è la tua passione più grande? La mia passione più grande? Sì. La box. Non lo sapevo. Hai altre passioni oltre a questa, oppure è stata una passione da quando eri piccolo e te la terrai? No, anche la barca a vela, perché mio padre mi ha insegnato a me che mio fratello andava a barca a vela fin da piccolini e io poi dopo sono diventato anche istruttore di vela all'età di 16 anni, ho iniziato a lavorare come aiutante didattico all'istruttore di vela a 14 anni, sempre durante l'estate. Poi Già dopo a molto 16 anni sono piccolo. diventato. Esatto. E poi ho preso il brevetto che poi ho preso anche Luca, l'abbiamo preso sempre insieme, tutte le cose che abbiamo fatto le abbiamo sempre fatte insieme, quindi abbiamo preso il brevetto insieme da istruttore di vela. Poi da bagnini di salvataggio, e io appunto lavoro da bagnino di salvataggio tutta l'estate, da 3 anni a questa parte. Benissimo. Esatto. Sì, Allora, toglici qualche curiosità. Tende a fidarti di più della tua esperienza o della tua intuizione? della mia esperienza. Nella tua esperienza, per quale motivo? Tutto quello che insomma, con l'esperienza che ti fai riesci poi dopo a migliorarti, ogni cosa che ti succede ti migliora, e puoi essere anche una persona migliore e ti aiuta sempre. L'esperienza è poi la cosa Ti fa che ti dà di più, crescere. insomma. Invece, cos'è per te lo stile? Esatto. È la naturalezza, non, cioè, per me lo stile è tipo la naturalezza, l'essere sempre naturale, essere sempre se stessi, ecco. Una rappresentazione del proprio carattere, diciamo. Sì, essere sempre una persona comunque lineare, che possa sempre essere vera, senza orpelli o cose comunque strane, proprio naturale. Sì. Ora parlaci dei tuoi progetti futuri. Allora, adesso il mio più grande progetto è quello di diventare, appena finisco la laurea in giurisprudenza, di diventare, mi piacerebbe molto diventare un avvocato per cause internazionali, perché io sto facendo l'università, ma la sto facendo un percorso italo-inglese, quindi faccio metà esame in inglese e metà esame in italiano, il che poi mi aprirà una strada per riuscire a risolvere, ad esempio adesso mi sto specializzando nel diritto internazionale. Ma sai, ne parlava proprio ieri tuo fratello Luca in diretta, parlava Sì? proprio nei tuoi esami all'università. Esatto, sì. Senti, io ti auguro che tutto vada per il meglio. Colgo anche l'occasione per mandarti un grosso in bocca al lupo e un bacione. Oh, ti ringrazio tantissimo, vi saluto tutti e speriamo di sentirci presto. Certamente, alla prossima Gianmarco. Ok, alla Ciao. prossima, ciao, buona giornata, ciao a tutti. Ragazzi, sono convinta che anche voi trovate Gianmarco, oltre che un bellissimo ragazzo, anche molto molto intelligente. Per oggi questa nostra prima puntata è giunta al termine. E come sempre vi ricordo, siccome ce ne saranno tante tante altre, per rimanere sempre aggiornati, di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo. Un bacione e a presto!